The Legend of Zelda A Link to the Past. Porca bestia, ragazzi! Che signor videogame che vi sto proponendo oggi! Penso che tutti conoscono questo PG. Molti lo identificano come Zelda, ma in realtà il suo vero nome è Link. Zelda è la principessa, porco me! Ma perché vi parlo di questo grande classico della Nintendo Entertainment? Perché finalmente, grazie a questo gioco, ho capito cosa i vecchi videogames avevano più di quelli moderni: la fottutissima difficoltà. In Link to the Past tutto è difficile. Devi trovare il modo di aprire una porta? Difficile! Devi battere il terzo boss del gioco? Difficile! Devi risolvere una side quest del tipo: mi porteresti un bicchiere d'acqua? Difficile pure questo! Ma siamo sicuri che sia davvero così tremendamente difficile? Mi sono posto la domanda più e più volte, ma non sono riuscito a darmi una risposta. Ora analizziamo i punti forti di questo capolavoro senza tempo. In primis la trama, semplice ma comunque epica. Ti svegli nella tua casa e appena apri gli occhi tuo zio si mette a urlare manco fosse iniziata la nuova serie di Attack on Titan. Che cazzo è successo? È stata rapita la principessa Zelda. E come il peggiore dei cliché, noi saremo l'eroe che la salverà. Semplice, no? Vi assicuro che fin dal primo minuto di gioco sarete catapultati a pieno regime dentro ad Hyrule, il continente dove si svolge la storia. Per salvare Zelda dalle grinfie di un malvagio mago avremo bisogno della spada leggendaria che si trova dentro ad un bosco fatato. Ragazzi, capite che qui c'è qualità. Quasi ogni oggetto che troveremo nel gioco sarà potenziabile o avrà una sua qualità unica. La quest principale è contornata da centinaia di quest secondarie che ci permetteranno di accrescere la nostra forza per poter battere i vari boss che ci capiteranno a tiro. Se questi erano i pro, preparatevi per i contro, perché a mio parere questo capolavoro ne ha molti. Partendo dalla frustrazione che si prova nel dover ricominciare un intero dungeon se si viene uccisi dal boss, che vi giuro che non ho mai bestemmiato così tanto in vita mia! Poi abbiamo le side quest incomprensibili, dove un tizio ti dice che nel deserto c'è un oggetto straordinario, ma non ti spiega minimamente come arrivarci. E badate bene, questo potrebbe anche essere un punto a favore, ma rischia di far passare la voglia al giocatore e di fargli abbandonare la suddetta quest. E infine, azzardo a dire che a volte il gioco risulta ripetitivo e noioso. Ma aspettate a sclerarmi contro, ora vi spiego. Praticamente le missioni saranno sempre così. Vai nel Dungeon X, trova un power up, batti il boss, salva la principessa. E sarà così per 8 o 9 volte nel corso del gioco. Nonostante tutto, però, non posso che essere pienamente soddisfatto da Link to the Past. Non ha deluso di certo le mie aspettative e penso che mi abbia regalato dei ricordi indelebili. Chi ci ha giocato non può non ricordarsi la spada leggendaria, lo specchio magico, l'ocarina del tempo che nel gioco viene chiamata Flauto. Sì, Flauto. Quella specie di cinghiale umanoide di Ganon. Capite che in The Legend of Zelda risiede un potere magico e senza tempo. Il mio consiglio è quello di giocarlo almeno una volta. Ok, bestemmierete un po' per gli enigmi irrisolvibili presenti nel gioco, ma siamo nell'era di internet e se proprio non vorrete sforzare il cervello, sapete che ci sono anche le guide. Questa volta non posso neanche definirmi un nostalgico, in quanto ci ho giocato neanche una settimana fa. In conclusione, giocate a Link to the Past. Se volete avere un po' di cultura videoludica e poter fare i fighetti con gli amici o i finti nerd con le tipelle, io vi ricordo di passare per la mia pagina FB, così da non perdervi notizie o anticipazioni sui prossimi video. Un saluto dal vostro dottor Vendetta e una fatina in bottiglia come regalo.